Per confermare se si interessa la gestione. Vuoi? Adesso abbiamo iniziato la fase della compressione del nostro modello. Il nostro cubo ha le dimensioni 100x100x100 in millimetri. Stiamo iniziando la prova alla compressione con la macchina del laboratorio. Nel frattempo voi vedete il visuale che dimostra la pressione attuale in kilonewton, che comunque, che abbiamo anche in megapascal. Alla fine noi comunque, la generazione nostra vecchia è abituata a misurare la compressione in chili per centimetro quadrato. Come vedete siamo già arrivati a 800 passate, 800 chili per centimetro quadrato, 900. Adesso inizia la fase di demolizione del campione. Siamo già a 1000 kg per centimetro quadrato, 1070, 1090, 1120, 1130, 1140. Il cubo, come vedete, tiene molto bene. 1200 si è rotto. 1200 kg per centimetro quadrato, il nostro cubo ha perso la consistenza, c'ha delle fessure che hanno bloccato la macchina, la pressa. Come vedete è arrivato il nostro campione a 1200 kg per centimetro quadrato. Noi siamo contentissimi a offrire un prodotto del genere. Speriamo che il gruppo di Tognon e di Ferdinando faccia buon uso dei nostri prodotti. Grazie e continuiamo con gli altri campioni. Ciao. I hope I can
E adesso iniziamo la prova. Finché la presa riesce a contattare il nostro elemento, aspettiamo qualche istante per poi provare. Ancora non ho iniziato a spingere il nostro, ecco, adesso sì, ecco, come vedete il visuale sta registrando la carica, la carica. Passate a 100 kg, continuiamo a fare la prova, la pressa continua a spingere, il nostro prodotto è duro da spaccare, arriviamo già a 300 kg, l'elemento è sempre lo stesso, lungo 16 cm. Sezione 4 cm per 4 cm. Il nostro prodotto ha un peso di circa 600 grammi ed è, come vedete, oltrepassa in questo momento le 900 kg. Ci avviciniamo a 1000 kg, sì, oltrepassato le 1000 kg. La pressa indica quasi 1200. Se passate le 1200, inizia già a schizzare un po' l'elemento, però già, ecco, siamo arrivati oltre 1400 per l'istruttore finale. Allora, il prodotto finalmente è arrivato alla rottura 1440,5. È un buon risultato. Noi abbiamo avuto anche un altro risultato migliore, dipende dalla miscela, e noi non abbiamo usato né vibratore né abbiamo usato una camera a pressione negativa. L'elemento rotto è questo, e se volete vedere la sezione, ecco la mano al signor Bouillard, che è il direttore dell'istituto. Questo è il nostro prodotto, ormai diviso in due metà, come vedete la struttura fa vedere delle bollicine, cioè la porosità che si aggira intorno a 4-6%. Ci abbiamo anche un pezzetto di fibra che è montato male, che è arrivato alla superficie. Comunque, la miscela è sempre una miscela fatta a mano, non è che abbiamo una macchina e abbiamo uno standard fisso. Ecco perché i nostri prodotti vanno da un minimo di 1250 a un massimo di 1800. Comunque tutto questo sarà riportato sulle tabelle che il laboratorio ci metterà a disposizione per certificare il nostro prodotto. Ecco anche l'altro prodotto, anche l'altra barra rotta. Come vedete nella sezione si vede anche la parte della fibra, perciò questo vuol dire che la miscelazione è stata fatta proprio a mano. Vedete anche i buchi del vuoto della porosità, che comunque è oltre il 6%, cioè un errore umano che noi non possiamo rimediare perché non abbiamo né un miscelatore né un vibratore e né la camera a vacuum a vuoto negativo. Vi saluto e vi porto questo materiale scritto e ve lo mando per email. Buona giornata e grazie.
internet. Tam dur. Ci siamo. Il prossimo step è esportare il progetto. Generalmente per stampare in 3D il progetto va esportato in un formato chiamato STL. STL che vuol dire stereolitografia, non chiedetemi cosa vuol dire, cercatelo su Google. Vuoi salvare? Sì. Vedete che scompone l'oggetto in tanti triangoli e questa esportazione poi andrà a comunicare al sistema come sono disposti i triangoli per ricreare l'immagine. Esporta, sì, ok. Bene, allora lo step successivo è quello di utilizzare uno slicer. Cos'è lo slicer? Lo slicer è un software che importa il progetto, importa l'oggetto che abbiamo appena creato e attraverso i parametri che noi ora gli andiamo a dare lo divide nelle varie fettine di cui vi parlavo, per creare i comandi che saranno mandati alla stampante, gli diranno dove posizionare il materiale e soprattutto come. Ok, benissimo. Allora già possiamo avere un'anteprima di come sarà la stampa, perché io con questo cursore posso scorrere come se andassi nel tempo, perché effettivamente essendo un'anteprima di stampa mi dice guarda, la stampa sarà fatta in questo modo. E quindi mi fa vedere, vedete questa cosa nera, è una simulazione dell'estrusore e mi fa vedere come andrà a muoversi l'estrusore durante questa stampa, d'accordo? Ci siamo. Bene, ora prima di iniziare spostiamo le telecamere e guardiamo direttamente la stampante come esegue tale processo. Ok gente, ci siamo. Pulisco la porta. Allora, come avete visto, vi ho fatto vedere praticamente tutto il processo di stampa. Ci ha impiegato 27 minuti. Pushing a bird.